decisioni della vita saremo giudicati sull'amore. Ecco, San Giovanni della Croce ci insegna che alla fine della nostra vita saremo giudicate in base all'amore con cui abbiamo vissuto. Buongiorno a tutti. E in questo lunedì 19 febbraio vogliamo insieme meditare la parola del Signore tratta dal Vangelo di Matteo, capitolo 25, dal versetto 31 al 46. Davanti a lui verranno radunati tutti i popoli e li separerà gli uni dagli altri, come il pastore separa le pecore dalle capre, e porrà le pecore alla sua destra e le capre alla sua sinistra. E poi, quando avrà diviso, il Signore farà così: venite a me, benedette dal Padre mio, quelli che erano a destra, perché ero affamato e mi avete dato da mangiare, ero assetato e mi avete dato da bere, ero nudo e mi avete vestito. Cioè, avete compiuto le opere di misericordia nella vostra vita. Non vi siete guardati di apparenza. Perché? Perché questi dicono: ma Signore, quando ti abbiamo visto e ti abbiamo servito? E lui dice: quando avete fatto questo a uno dei miei fratelli più piccoli. Cioè, che significa? Che quando il nostro cuore è veramente radicato in Dio, anche se non vediamo Dio, perché tante volte siamo incapaci di comprendere la sua presenza nei più piccoli, lo facciamo per amore, con una parola che usiamo tanto, per empatia. Sentiamo il dolore, il bisogno dell'altro e aiutiamo. Cari fratelli, siamo chiamati in questo mondo a riconoscere il volto di Dio in ogni figlio suo. Il Signore è presente nei più piccoli, il Signore è presente nei più sofferenti. Il Signore è presente in colui che molte volte facciamo fatica ad accettare. E quindi chiediamo al Signore in questo giorno la grazia di riconoscere la sua presenza. Che la misura dell'amore sia amare senza misura, come dice San Bernardo. Che questo amore smisurato possa donarci sempre di più l'amore di Dio e che possiamo crescere sempre di più facendo il bene. Non solo per guadagnare gli applausi in questo mondo, perché molto spesso quando aiutiamo le persone più povere non riceviamo nulla in cambio in questa terra, ma riceviamo sì in paradiso, dove avremo la gioia di appartenere a Cristo. E quando sarà il giorno, no, il bello giorno dell'incontro con il nostro sposo, con il nostro Dio, con il nostro Salvatore, che possiamo anche noi gioire ad ascoltare: venite da me, benedette dal Padre mio. Ecco, è questo che vi auguro in questa giornata, la capacità di aspettare sempre questo dolce invito a far parte della sua vita in pienezza. Ti auguro il bene, che la grazia del Signore invada il tuo cuore. Pace e gioia a tutti.